per aver risposto positivamente all'invito che il Comitato ha fatto a ognuno di voi. E soprattutto grazie a Raffaele con tutto il suo staff per ospitarci questa sera nella sua pizzeria e quindi ci permette di fare questo incontro culturale-gastronomico. Stasera parleremo di pizza e degusteremo anche la pizza che ci preparerà Raffaele. Questa iniziativa l'abbiamo denominata Gustour. L'idea è quella di andare in giro nelle varie attività, diciamo così, artigianali, agroalimentari e andare lì a parlare di un prodotto, capirne i segreti del titolare che lo prepara e al tempo stesso anche assaggiarlo. Si inizia stasera con la pizzeria Porichetti e con la pizza. Prossimo faremo il pane in un panificio, così via di seguito, non so, il gelato in gelateria, e poi quello che ci viene in mente, poi anche in base un pochettino alla disponibilità dei locali, alla grandezza, perché alcuni magari possiamo fare all'aperto quando verrà più bel tempo, poi ci organizzeremo. Allora, come si svolge la serata? Ci sarà un primo intervento che è quello del professore Cicalese. Il professore Cicalese ci parlerà un pochettino di tutta la storia della pizza. Subito dopo, tra un intervento e l'altro, ecco così, ci sarà Renato che declamerà alcune poesie sulla pizza. Tanto mi trovo tra amici. I pomodori non ce l'hanno a portata di mano, le uova nemmeno. Al massimo mi potranno tirare una fetta di pizza. Ho poi pensato, Renato, non ti preoccupare, tanto nessuno lo farà. Nessuno su lei per surfizia e tutta la pizza in faccia. E non per mancanza di coraggio, ma solo per non privarsi di gustare l'ottima pizza che Raffaele e il suo staff hanno preparato con tanto amore. E così ho deciso di accettare. Si dice che la pizza è nata a Napoli, ma qui a Casali, nella pizzeria di Raffaele Porichetti, vi posso assicurare che ha trovato il suo habitat naturale. Come ha detto Vincenzo, durante lo svolgimento della serata, vi leggerò le poesie scritte per le quattro pizzerie tra le più antiche di Napoli. Grazie. Allora, la pizza è un termine internazionale, qui l'amico Laure ha voluto, diciamo così, fare anche una rassegna della produzione italiana per quanto riguarda il vocabolario. Comunque, in inglese, in francese, tedesco, cioè lingue europee, lingue asiatiche, lingue del nuovo mondo, si chiama sempre pizza. È un termine, diciamo così, che non ha bisogno di traduzione. Pur bene che io, nonostante, diciamo così, abbia fatto l'università, comunque quando scrivo, accanto a me c'ho sempre vocabolario, quindi anche posso avere dei dubbi, anche quello dei sinonimi e dei contrari. E qui abbiamo l'etimologia. Allora, nell'ebraico, insomma, caratteristica scrittura, comunque si legge vita, nel greco, diciamo così, lo stesso, però con il significato incornato, nel latino, pinsere significa pestare, cioè rendere, diciamo così, piatto un qualche cosa che non lo è in precedenza, in arabo, pizza. Allora, l'attestazione scritta del vocabolo pizza noi la troviamo, diciamo così, in un documento del 997, nel Codex Cayetanus, cioè trovato a Gaeta. Poi abbiamo un contratto di locazione dove si parla di pizzas, poi abbiamo documenti latini un poco differenti, offa e placenta, poi in egiziano mazza. Mazza significa anche per pergamena, ecco, quindi troviamo questo, diciamo così, rapporto tra mazza e pergamena. Vediamo un poco la pizza, diciamo così, quando è nata 2000-3000 anni prima di Cristo, però qui noi abbiamo, diciamo così, illustriamo qualche cosa di più recente. Siamo nel 500 avanti Cristo con il re Dario dei Persiani, i cui soldati quando avevano terminato la battaglia per ristorarsi deponevano lo scudo su fuoco, lo facevano normalmente vocare e sopra mettevo delle pagnocche piatte che sono praticamente qualche cosa che ci ricorda, diciamo così, una pizza primordiale, focaccia. La madre della pizza. Allora, qui abbiamo un termine leggermente abusato, la diastasi.
Gli assati praticamente è il ricompiamento muscolare, ma qui alcuni spiegano che hanno trovato sangue in Egitto a seguito delle inondazioni del Nilo, hanno trovato dei sacchi di farina ricompi. Poi e quindi hanno interpretato questa situazione non come un fatto biologico, ma un qualche cosa di origine divina. Gli operai delle piramidi cominciarono a scioperare perché il pane era poco. Allora il faraone inviò pane, ancora inviò pasta di pane e birra. La birra non è un prodotto, diciamo così, recente, già gli assiri babilonesi la producevano. La birra è caduta accidentalmente, diciamo così, sull'impasto che cresceva molto lentamente, ha fatto crescere più velocemente. Allora abbiamo avuto praticamente questa lievitazione. La lievitazione può essere naturale e artificiale. La lievitazione in alcune pizzerie si fa 48-72 ore, altri invece aggiungono il lievito di birra per fare più presto. Tenere presente che l'acqua gassata aumenta, velocizza la lievitazione. Anche le divinità dell'Olimpo non sono estranee alla storia, diciamo così, della pizza. Le divinità prima abitavano nel Parnaso, poi diventarono più numerose e si trasferirono nell'Olimpo. Qui abbiamo una immagine molto suggestiva di questa montagna delle Grecie, poi abbiamo sopra la dea della bellezza Venere e Vulcano. Sotto un bellissimo quadro settecentesco dove si può vedere Vulcano che forgia le frecce per darle insomma, ai soldati. Quando Venere praticamente dopo una giornata si era dilettato con le sue amiche, il marito si ritirò e non trovò nulla di appuntato. Non si perse danno Venere, per cui prese dalla maglia un impasto di pane, lo schiacciò, lo mise a cuocere su una piastra e ci aggiunse erbe aromatiche, bacche e latte. Le classiche pizze partenopee. Qui vediamo che il sostantivo pizza è accompagnato da due aggettivi, classiche e partenopee, di cui non si può fare la prima. Allora, le pizze classiche sono la prima, la Mastro Nicola, preparato, diciamo così, in maniera molto essenziale, strutto di maiale, formaggio pecorino, grattugiato, foglie di basilica e pepe. Perché si chiama Mastro Nicola? Alcuni riferiscono che un capofamiglia si chiamasse Nicola e, diciamo così, poiché la famiglia era numerosa, chiese alla moglie, e le entrate non erano molto consistenti, di utilizzare l'impasto di pane con questi, diciamo, ingredienti che si trovavano in abbondanza, diciamo così, oppure erano molto economici da acquistare. Qui abbiamo la nascita della prima Mastro Nicola. Poi abbiamo la, che proveremo stasera, una seconda pizza alla marinara. Questo termine non ci deve trarre in inganno, perché non vi è aggiunta di pesce o di vitri sulla pizza, ma la pizza alla marinara è la pizza che usavano consumare i pescatori dopo una faticosissima giornata nel Golfo di Napoli. Questa pizza naturalmente viene preparata con aglio, pomodoro, origano, sale grosso e vi è una delega che alcuni fanno, foglie di menta. Poi penna che scivola sapesse che era il tun, che la pizza nostra, con maveglia nenna, che la cosa giù bricciata di tutto il mondo. Si incarro pizza di vuole fai marenne, o estate, o inverno, o primavera, o autunno, porta d'ombrella, trovate una tenda, che a lui di un coppa all'aglio pazza bruno. Morbida, profumata, appetitosa, sento sapore prima dell'assaggiare. Tieni vasa Nicola e ogni altra cosa. Tanne sfornate, fare sentire la voce e chi desiderosa andate giù prima corsa. Ecco, dice. E quindi ha saputo egregiamente prepararla e farcela degustare. Lascio subito la parola a Marco Cotturzi. Buonasera a tutti. Qua gioco in casa, nel senso che Slow Food è nato qui a Rocca Piemonte, l'abbiamo fondato io e il dottore Polichetti e voi sicuramente conoscerete. Slow Food è questa associazione che tutela le biodiversità locali e porta avanti un discorso in sinergia con i locali, quindi anche la pizzeria dove siamo stasera, che si impegnano a fare qualità, perché oggi non è scontato che in giro ci sia tanta qualità dove si mangia.
Perché? Perché la qualità costa e troppo spesso si antepone un guadagno economico facile invece alla salute di quelli che si siedono a tavola. Perché guardate, noi possiamo comprare il cellulare più scadente del mondo, però ci farà sempre telefonare, ma se andiamo a risparmiare su quello che mangiamo, prima o poi qualcosa ci viene, questo dovete essere proprio convinti. Brevemente il mio intervento, parliamo un po' di ingredienti. Storicamente il pomodoro che veniva messo sulle pizzerie di Napoli era il pomodoro San Marzano, oggi ce lo vogliono declassare, non so se sapete, è stata fatta una richiesta, tra l'altro cosa assurda, proprio dai i nostri industriali conservieri, di declassare il pomodoro San Marzano a IGP, in modo tale che possa essere coltivato anche in altre regioni italiane. E la cosa assurda è che i nostri conservieri sono d'accordo. Perché sono d'accordo? Perché così possono aumentare le loro produzioni, perché se i campi che rientrano nella DOP, quindi il nostro territorio, ormai sono già saturi, loro vanno a piantarlo in altre zone, il nome sarà sempre San Marzano e così all'estero lo possono esportare. Ovviamente è inutile dire che dal punto di vista della biodiversità sarebbe un danno enorme. Ecco un chiaro esempio di quando si antepone il guadagno economico a quella che invece è la tutela di un prodotto. E noi in questo purtroppo siamo bravissimi noi del sud di darci la zappa sui piedi, perché fra poco inizieranno anche altri industriali, non so, quelli dell'Emilia Romagna, a piantare pomodoro San Marzano, e quindi scomparirà il nostro pomodoro San Marzano a favore di un pomodoro da industria che però si chiamerà San Marzano. Sulla pizza napoletana il pomodoro San Marzano veniva messo a pezzettoni, oggi è difficile trovarlo a pezzettoni perché a tutti quanti dà fastidio la pelle del pomodoro, invece un tempo non era così. E poi oggi sono tanti altri pomodori, va tanto di moda la margherita col pomodorino giallo, il pendolo del Vesuvio piuttosto che il corbarino, per i puristi però la vera pizza è quella col San Marzano. Purtroppo in tante pizzerie si trovano pomodori scadentissimi, pugliesi e vatte la pesca di dove, e sono quelle lì dove escono quelle pizze 1,90€, 1,50€, ecco in quei casi insomma sarebbe meglio astenersi. L'altro ingrediente per la pizza importante è la mozzarella. Allora, oggi si tende spesso a fare la pizza con mozzarella di bufalo, vedete che la vera pizza invece era col fior di latte. Oggi c'è una grande parlare di questa mozzarella di bufala, ma guardate che 50 anni fa a Napoli la mozzarella di bufala era poco conosciuta. Chi voleva regalare un prodotto di pregio regalava il fior di latte di Vigo Equense e dei Monti Lattari. Quello era il regalo che si faceva. La mozzarella di bufala era un po' relegata nella Piana del Sele o nel Casertano, ma a Napoli città arrivava meno. Sono qui per spiegarvi qual è il metodo che utilizziamo noi per diciamo per fare la pizza. Noi usiamo il metodo della maturazione. Che cos'è la maturazione? La maturazione non è altro che la scissione, in termini scientifici, delle molecole di proteine e delle molecole di zuccheri. Queste scissioni hanno due nomi separati e distinti. Il primo si chiama proteasi, il secondo si chiama amilasi. Che cosa avviene con la maturazione? Con la maturazione abbiamo appunto questa scomposizione da molecole composte a molecole più semplici, in modo tale che il nostro stomaco deve lavorare di meno per digerire questa pizza. All'interno dei processi chimici, all'interno della pasta, c'è anche la cosiddetta lievitazione, tutti che è quella che usano la maggior parte dei pizzaioli. Ed è l'unico processo più veloce rispetto agli altri processi chimici che avvengono all'interno della pasta. Quindi per bloccare questo processo bisogna mettere la pasta a riposare in frigo alla temperatura che va dai 2 ai 4 gradi. La pasta deve riposare in frigo dalle 24, quindi un minimo di 24 ore, a un massimo di 120-136 ore. Noi effettuiamo abbiamo fatto una media di 60-90 ore di appunto maturazione. La maturazione va a seconda anche il riposo della pasta va a seconda anche della forza della farina. La forza della farina significa quanta acqua riesce a assorbire la farina quando viene impastata. Quindi ci sono tre tipologie di farine: deboli, medie e forti.
Quindi per far sì che l'impasto abbia più tempi di maturazione bisogna appunto usare una farina forte, perché ha bisogno appunto di più tempo per scindere le proteine di glucosio e le proteine degli zuccheri e le molecole di glucosio all'interno. E quindi questo è in termini sintetici. Mi hanno chiesto il miracolo di una sintesi e quindi... No, il discorso che faccio io stasera in effetti è nato proprio in una situazione simile, perché io mi trovavo a cena un po' di anni fa per un congresso geografico, eravamo col professore Aversano e un collega del professore che stava organizzando un convegno di geografia dell'alimentazione mi chiese se io volessi partecipare e se avessi in mente qualche argomento. E io, siccome pochi giorni prima c'era stata la festa della pizza, quella che si fa solitamente annualmente dalle nostre parti, ebbi l'idea di dire ma io vorrei fare uno studio sulla pizza come alimento interculturale per gli immigrati. E lui mi disse ah, va benissimo, ottima idea. E così nacque nel 2004 questo mio articolo, che in realtà non era un'idea scaturita da me, nel senso che c'era stata già una ricerca portata avanti dall'Istituto San Gallicano di Roma insieme al Dipartimento di Biologia e degli Studi Umani della Sapienza dell'Università di Roma, che si era occupata di fare appunto uno studio sugli immigrati, cioè che cosa gli immigrati preferivano mangiare una volta venuti qui da noi in Italia. Voi sapete che l'immigrazione, lo stiamo vedendo oggi, è ormai un problema assolutamente palese, che al di là del problema di come affrontare l'accoglienza oppure il controllo del numero degli immigrati, pone anche il grande tema dell'interculturalità, cioè come fare per creare un clima di accoglienza che dia la possibilità agli immigrati di non sentirsi completamente spaesati rispetto alla nuova situazione. Questo è un discorso che riguarda anche i nostri immigrati, cioè pensiamo al fatto che il professore Cicalese ci ha fatto la storia della pizza. Uno dei principali veicoli che ha portato la pizza nel mondo, anche se Marco Contursi giustamente dice dovrebbero venire loro qua, però la pizza nel mondo ormai c'è. E c'è proprio grazie ai nostri immigrati che sono partiti alla fine dell'Ottocento e poi anche negli anni successivi esportando il made in Italy, innanzitutto culinario, tra cui la pizza. Il fatto del cibo, il cibo non è semplicemente un'abitudine, non è semplicemente un costume legato ad un'esigenza, ma affonda le radici nella cultura del nostro territorio. Infatti ci sono alcuni studiosi che dicono nel momento stesso in cui il cibo entra in relazione con uno spazio, noi abbiamo cultura, cioè abbiamo uno spazio geografico che esprime una sua cultura. Quindi quando noi andiamo all'estero, la prima cosa che molti di noi fanno è quella di cercare un ristorante italiano, diciamo la verità, no? Facendo una cosa assolutamente illogica, perché quando si va all'estero dovremmo provare la cucina che si fa lì, però molti di noi cercano il ristorante italiano. Perché lo cercano? Perché vogliono la rassicurazione, vogliono essere sicuri del fatto che mangeranno qualcosa che già conoscono e quindi non vogliono avere sorprese. Ora, la pizza come cibo è conosciuta in tutto il mondo. Allora, una delle ragioni fondamentali per cui gli immigrati preferiscono mangiare la pizza una volta venuti in Italia è che la conoscono già, perché appunto la trovate un po' dappertutto. Poi la cosa interessante che ci ha fatto poco fa notare il professore Cicalese è che ovunque voi andiate la pizza si chiama pizza, cioè non cambia neppure il nome. Poi cambiano le varianti perché ci sono tanti tipi di ricette diverse, però la pizza rimane pizza. Ora, gli studi sul cibo come tali sono piuttosto recenti, perché a livello scientifico il cibo non ha costituito un oggetto di interesse perché lo si riteneva un fattore secondario, diciamo, soprattutto perché noi siamo figli di una cultura greca che ha sempre penalizzato il corpo, no? Noi penalizziamo, cioè privilegiamo le idee, tant'è che quasi tutti i genitori qui vogliono che i figli si laureino. Perché? Perché la laurea è indizio di elevazione sociale, laddove se voi andate al nord della laurea non frega quasi niente a nessuno, a loro interessa produrre denaro. Noi invece siamo figli della Grecia, per cui pensiamo al cibo, anche al cibo, come a qualche cosa di poco importante, di secondario.
Questo ha condizionato anche gli studi, perché infatti il cibo non è stato studiato se non da pochi anni, e lo dicevamo prima anche col professore Cicalese. Oggi tutti parlano della pizza, perché la pizza sta diventando oggetto anche di queste richieste che finalmente sono state accolte perché diventi un patrimonio dell'umanità, no? Ma è un interesse tutto sommato abbastanza recente. Chi è che ha iniziato a studiare il cibo come appunto espressione della cultura geografica e quindi di una cultura radicata in un territorio? Sono stati i francesi con la scuola delle Annales, che è una scuola storica che è nata appunto in Francia già ai primi del Novecento e che ha portato avanti questi studi sino ai nostri giorni. Ora, se andiamo avanti con le slide, vi voglio far vedere soltanto una che... geografia del gusto, che è una geografia dei sapori che possiamo considerare universale. Perché universale? Perché universali sono gli alimenti che la compongono. Innanzitutto la triade della celebre dieta mediterranea è alla base della pizza, perché voi avete nella pizza l'olio, il grano, l'uva no, il vino no, però il vino si accompagna quasi sempre al consumo della pizza. Un po' acervo di culture diverse, perché nel Mediterraneo si sono incrociate e ci rispettano. Spiegherà come è fatta e quali sono gli ingredienti che hanno usato per prepararla. La pizza è stata presentata anche allo Slow Food di quest'anno a Villa Calvanese, organizzata da Marco Contursi, e quindi l'ho voluta proporre anche qui stasera perché lì alla festa è piaciuta tantissimo. Quindi abbiamo questi broccoli, rucola, friarielli chiamati anche a Napoli, provenienti dall'azienda agricola di zio Luigi Grimaldi, la trova mediterranea, e questo vucculare, il guanciale, quindi la guancia del maiale, proveniente invece dalla macelleria di mio zio Nicola Senatore, il fratello di mamma di Claudia. All'uscita olio crudo, Graco, consigliato sempre da Ron Luigi, e questa è la pizza che spesiamo stasera. Merita sia il prodotto, ma anche Raffaele, perché sinceramente è uno dei più bravi pizzaioli, artigiani pizzaioli che teniamo in zona. E per lui abbiamo preparato una targa che gli consegniamo. Andate. Allora, Gusttour, tour culturale gastronomico, riscoperta dei sapori e dei saperi nostrani. In corso di gustativo, la pizza... Vabbè, non mettiti a mangiare. Nella giornata di stazione alla serie UNESCO di Parigi, della candidatura dell'arte dei pizzaioli napoletani a patrimonio culturale immateriale dell'umanità. Un vivo e sentito ringraziamento alla pizzeria e trattoria Porichetti per la gentile ospitalità e per l'indiscussa professionalità. Casale di Roccapiemonte, 14 marzo 2016. La dichiarazione della pizza.